perseverare diabolico. La frase viene in mente vedendo quello che sta succedendo in questi giorni. È appena iniziata la fase 2 e già qualcuno, i governanti di regione e governo, stanno già parlando di fase 3. Qual è la fase 3? È un possibile ritorno del virus, un possibile ritorno che ci vedrà ancora una volta impreparati se la situazione non cambia. Cosa serve per cambiare la situazione? Innanzitutto servirebbe che la regione Lombardia si desse da fare per cercare di aumentare il numero dei tamponi, per fare un'indagine di screening allargata con test e tamponi a tutti i cittadini per stabilire quanti sono i portatori sani, chi è immunizzato e quanti sono i soggetti che sono ancora a rischio. Sono dati molto importanti dai quali non si può prescindere se si vuole programmare un futuro. Dall'altra parte, per quel che riguarda il governo, si continua a parlare dei dispositivi di protezione individuale, ma in Italia questi dispositivi non vengono prodotti. Non esistono ditte che producono mascherine e i liquidi che servono per analizzare i tamponi vengono prodotti per il 90% all'estero. Ci sarebbe bisogno di un intervento pubblico per cercare di ricreare produzioni di questo tipo, oltre che riuscire ad allargare la sanità a livello territoriale e smetterla con le privatizzazioni. Queste sono scelte che riguardano il futuro dei cittadini, queste sono scelte che potrebbero cercare di migliorare la prospettiva per tanti cittadini, se non vogliamo che la fase 3 inizi davvero. Ci vuole la volontà politica e soprattutto ci vuole la volontà da parte dei cittadini di alzare la testa. Il rischio è che questi politici alla fine la facciano sempre franca, dicendo che la responsabilità di un eventuale ritorno del virus è una questione individuale, colpa dei cittadini, cioè, non di chi non ha fatto le scelte che andavano fatte.